Comme chaque vendredi, partons dans un village ce soir. Dans Persilo, Guy Dominique Moret et Lionel Loujani sont à Monachi à Dolène, dans cette commune de l'Altaro, car le patrimoine témoigne d'une culture agropastorale millénaire. Bon azère, Odoumé. Buonasera Delfini, siamo una comuna tamanta qui e Monacera Udè, comincia diciamo da Golanda Rocapina, c'è tutto un litorale che è protetto, che è cutrato e poco d'anzina all'uomo di gagna, e nei tempi erano i luoghi di cultura qui che erano i posi, oggi si campa a portarsi soprattutto di turismo, siamo a 20 minuti, una mezz'oretta da Porti Vecchio. Per parlare di safari qui stasera riceviamo a Noel Bacciocchi e a Jean-Baptiste Benedetti, buonasera Tremendù. Allora, sì. Voi, Noel Bacciocchi, sa vita diciamo che era più paesana, Nanzi l'hai conosciuta? Nanzi è più paesana, sicuro. Nanzi parlati in un micro. Viviamo un poco di d'orto, on viveva parliamo un corso, non tersia qua viviamo un poco. C'erano i vigni di nonna? C'erano i vigni, c'era un paese, c'era 200-300 ettari di vigni, e la gente facevano le vigne, usavano l'orto, e dopo tenevano l'animale e montavano la montagna. Come si spiega che i vigni ci sono qui in Porti Vecchio, ci sono in altro, e Monacci non ce n'è più? Non so, c'era perché si è sfatta, erano vigni piantate per mule, per mica per macinismo come c'è qui, faccio delle macine che piantano i vigni prestuvate e tutte, ma non si trovava con un mulo, si trovava con un amarre, con cosa la vigna. In che annate si sono stati, l'hanno cacciato? I vigni in Monacie, da grosso volo, dopo 50 esistevano i vecchi vigni, ne hanno piantati anche dopo 50, ne hanno piantati anche un mondo, piantati qui di trattura, tanto di già, ma l'annate di vigni che erano in grosso qui, c'erano 45, dopo aver dopo è stata finita e a vita diciamo a vita di autorismo ha pigliato di sopra, ma era di nuovo un aspetto di Agumon, so l'orghi che so qui in paese, utiasso di a memoria dell'ufficio dell'ambiente e mette in valore, vi propongo di vedere un report che è stato fatto con le immagini di Lionel Luciani. Un chiasso di 4 km che conta una storia vecchia di parecchi migliaia d'anni. Vicino a Monacera Udè si scopre a quando una zapra, a quando un orio. Universitaria di Asipina Genesini ci parla di vita di Tando. Questa è tipica di civetti zappari utilizzati da poi a preistoria. A maggior parte del tempo, quando dicono bassi gussi, quei petri messi sino all'altura, all'altezza da porta, diciamo, dell'entrata, vuol dire che sono tombi. Hanno messo la gente i morti dentro. Potevano essere tombe di un medievo, ma potevano essere di nuovo tombe di un neolitico, di preistoria. L'uso di interrare i morti in 30 isapri si è mantenuto in sino medievo. Al XVIII secolo, in un circondo di monacia, la vita è cambiata. Le lenti soffalate dalla montagna, da Udè, per rognarsi in piaggia, hanno acconciato i vecchi isapri per fallurgli. L'animurati fanno un piccolo balcone, così. Come, questo è veramente l'orio tipico di Sepe Gagui. Facendo un piccolo balcone che i bessi un po' di un'entrata nemica dentro. Si luoghi di memoria, Battisti e Jean-François i praticavano tutti i giorni. A parola orio viene dal latino oreum, che significa luogo pateno grano. Mettiamo la biada dentro, voilà, aspettiamo per macinare dopo che ci fosse l'acqua nel canale, che lo corri sul canale per pure macinare. Al XIX secolo, la biada era macinata nei mulini. C'era una rotta che era mossa dalla forza dell'acqua. A fianco al paese ci sono due varini, a Cioccia e a Spartano. C'era 8 mulini da Giannuccio sino a qui, a Nanta a Cioccia. Sì. E ce n'era 7 da qui d'altra parte, da parte dello Spartano. 15 mulini, dunque c'era l'attività. I vestighi dell'attività passata hanno da essere conservati in 30 Sagasa. La municipalità ha un progetto di vanni un piccolo museo. Le ma arrangia, le ma mette il tetto e ma va piccoli patrimoni. Oggetti di nostri anziani che viaggiano innanzi. Voilà. Da ciò che diventeria un museo si vede a Monacia. Casi o casetti sfraiati, ce n'è una 50enne non vicinato o un paese stesso.
la Maria cerca di ricutere un ipoghi a quando vende espropriazioni, a quando pigliandosi ibe, con so più di nimo. Il progetto della Comune è di recuperare questi gazzetti abbandonati, non sono mica più proprietari e di fare qualcosa per i giovani che li possiedono in paese, che i prezzi come li godono, che la Comune non sta mica morire terreno giustamente perché la gente può si installarsi. Voilà, qui come ci muore case di questi abbandonati in tutto il paese, va, che servono meno alla gente della Comune. In un 54, 1100 persone campagne in monacia. Decenni dopo, le gente se ne sono andate in città, in paesi, non vive mai a manco un terzo. Allora, monacia è a Piaggia d'Audè, un ipoghi montenegni sempre a Zoroba in su gli stati. Ultimamente c'è stata una riunione in Audè per cercare di acconciare, diciamo, i pasciali in su montagna. Voi, Jean-Baptiste, siete un dei guidi che montenetti sempre, sì. Può darsi l'ultimo? Siamo lui, lui. Mi sono dimenticato, c'è Tomasini Ricco. E dunque, cudetti a roba come? Un bettagliere, anzi, cudiamo a piedi, ma va dopo 30 anni siamo a bettagliere. Chi ti avete come roba? Vaccini, animali, vacche. E qui a Arbon c'è nemica la sebbia? Ah, qui è difficile, qui. C'ho patente animali qui, c'ho un portafoglio, vedo pieno. Ma chi? Perché temo i pezzi, sono pezzi, non siamo mica rossi proprietari qui. C'è pezzi sono minori, non c'è mica, c'è che robaccio che nasce da noi. Dunque, in su, è organizzato un po' il pasciale o ieri diceremo a qui di giugno metà sorrobe? A giugno me li intemo e voilà, ognuno, e dopo si svolge gli animali, si svolge nella parete qua. Si sbuglia in i tempi bei, ci dicevi prima, sì. Ma oggi ne è più come tanto. Perché? Oggi ne è più perché non c'è più pastori che codini, i pastori non si pulini, si fa ancora l'erba, ancora meno, c'è con coglioni maggiori, ma il resto, assistenti, c'è cioè l'assistente. C'è meno erba, perché c'è meno erba? Perché i Luca sono più brutti. Come dite? I procede che cavalcigliano. C'è un mondo di procede che si facciano di tutto. Voi ti conosciuto sul tempo un dolente in montagna, come si faceva all'epoca? Tutta la famiglia stava quando arrivava, che in montagna non c'era niente. La scena e sciucchi, no, quando i sciucchi ce ne sono due. Due pastori che hanno i sciucchi. O se no, i vacchi tutti ognuno la vita. E qui sta, diciamo, l'uso di montagna, quando è che tu sei piantato, forca a voi? Diciamo di pochi anni, Io ho montanato l'animale, e montanato sempre. Ma ho anche altri che cudano innanzi di almeno 30 anni con un codine più. Allora c'era Zuzu da montagnera, e mi visto in un riporto ci sono i vragni e i mulini. Voi li ti visti viaggiare, sì, vragni soprattutto? Parsa di visti viaggiare. In paese c'è 10 mulini a olio, in paese stesso, perché i mulini a olio erano in paese. E oggi la cultura della Livia si è persa di nuovo. L'arbre sono malati e la Livia è tacca, c'è un'arma drinta e casca. Voilà. Come si spiega? Non sono mica coltivati, sono naturali. Ma c'è brutta e poi c'è troppe cose, troppi. E qui, voi per esempio campate in paese, ce ne sono pochi giorni che hanno il progetto di installarsi di campare dell'agricoltura o c'è piuttosto, diciamo, un sguardo portato verso il turismo? Quei giorni non ce n'è tanti, Ce n'è, mi pare ce n'è uno sia un montano, ma di poco tempo che si è entrato a montare, allora non è mai montato loro, non so come. I giovani accavati facendo un po' di frutto, un po' il turismo e un po' come Jean-Baptiste. Qui mica che è l'agricoltura, ma con la parte mica troppo l'agricoltura. Siamo sempre a sono mica lunga l'agricoltura, né no. Ieri nei tempi oggi non so più. No, ma anzi si compaia facendo tutto, ma qui a Vane, quando volete fare un'agricoltura, l'agricoltura volete fare i pecori, non siamo mica lunga per fare i pecori qui. Per portare oggi un giorno qui, un giorno qua, a vigna, qua quando i pecori non saranno. O vigarie sono tante lettere, tante monde lettere. Per lettere avranno 500 lettere di suo. Invece qui ti osi, ma io non ci nemmeno. Qui c'è un maximum di cetteri. No, noi abbiamo 17 lettere qui nella costa. Ne costa, c'è nulla.
per i capri. Gli emacioni. Allora, ci sono l'orghi, non abbiamo parlato prima in Trento Riporto. Sì. L'orghi erano usati, diceremo, adoprati secoli fa o volete conosciuti, diceremo, attivi? No, l'abbiamo conosciuti, se ne serviene per mettere a raccolta di Adalive, Trinti, se fare qui, un po' di sacca da lì, non si ricarica là a casa per portarlo a mulino. Se no, mica conosciuti, ovvero funziona dell'orghi. Piena grana, piena... qui sono mica conosciute. Quanto ce ne è? Sapete se ce ne muore orghi qui? Ah. Ce ne sono le santene. Le santene le mutrui. Qui ci sono... Non sono mica segnalati, perché non c'è su di memoria, ce ne tre, ce ne un altro accanto, qui d'altri in dusolo sono spargugliati in macchina. Perché è difficile, eh? La strada la muovete per giugno all'orio e dopo per voltosa e qui, ma dopo non ci rintratene. Certe volte c'è di cura, finalmente arrescano su da montagne per vedere, se no. E sì, lo sono praticato un po' con dunque da gente che vanno a spassiggiare. A caccia, a caccia. No, ma di poco c'è su a strada o cosa del patrimonio, che c'è un mondo che giugna, ha visitato. Boh, allora... Vemmo la ringraziare di essere stato con noi stasera, da ramintare quando c'è un progetto in paese di arricchire un po' di gas per fare di maniera che le gente si stalessero qui in monastero Udè e accampare tutto l'anno.